Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e fatalmente per convergenze spazio-temporali questo report di marzo esce ad aprile, però è già successo in altre situazioni, quindi ne dovreste essere abituati. In questo report vi parlerò di Alpine from Gardens Space Opera, che negli ultimi giorni ha occupato moltissimo del mio tempo, e di quel progetto musicale targato Vertical Green Productions di cui vi ho dato qualche accenno nel report precedente. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Alpine from Gardens Space Opera, primo episodio di questa saga fantascientifica realizzata in forma di videoinstallazione per musei e gallerie, ha visto il suo debutto ufficiale nella sua forma completa questo 28 marzo a Torino, nell'ambito della mostra collettiva internazionale L'arte risveglia l'anima, presso il Palazzo della Regione. Chiunque abiti a Torino o si ritrovi a passare da quelle parti, è invitato a visitare la mostra, che è aperta tutti i giorni in orario 10-18 con ingresso libero. Quindi è un'occasione per vedere per la prima volta Alpine nella sua forma completa. È necessario fare, una precisazione riguardo a questa mostra, L'arte risveglia l'anima, perché non si tratta di una mostra convenzionale, ma, di una mostra che ospita artisti all'interno dello spettro autistico. E quindi vi chiederete: ma che ci fate lì? A Manuel Chieregato, l'autore delle musiche di Alpine e dei Gardens, qualche tempo fa è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, che è una forma di autismo ad alto funzionamento, il che vuol dire che è una forma di autismo che non pregiudica, non compromette le funzionalità cerebrali, cognitive e quant'altro, ma rende i suoi processi mentali neurodiversi. La cosa nell'entourage di Gardens, prima e durante la lavorazione di Alpine, era già risaputa. Non abbiamo fatto parola fino a questo momento per due ragioni sostanzialmente. La prima è che la diagnosi di Asperger non era ancora confermata e quindi abbiamo voluto aspettare un'ufficializzazione di questo fatto. E poi perché, più importante ancora, volevamo che l'esordio di Alpine, di Gardens, non fosse subito etichettato come un'opera frutto di neurodiversità, che avrebbe potuto dare adito a commenti del tipo: ecco, vogliono fare strada utilizzando una sorta di handicap di minoranza che fa sempre tenerezza e quindi insomma si prende la corsia preferenziale. E abbiamo quindi deciso di aspettare a fare questa dichiarazione. Infatti l'esordio pubblico di Alpine, avvenuto a Milano, vi ricorderete qualche mese fa, è stato un successo. Siamo stati accolti a braccia aperte senza che si sapesse questo retroscena, e quindi, come dire, è stata più che altro una questione, come dire, personale nostra di vedere che Alpine e i Gardens potevano muoversi con le proprie gambe senza l'ausilio di stampelle, aiuti di varia natura, ecco. Oggi, con L'arte risveglia l'anima, che è una mostra dichiaratamente per artisti all'interno dello spettro autistico, la cosa non può più essere taciuta. Però diciamo che ecco, il senso, la motivazione che ci ha portati a non dire niente fino a questo momento è venuta meno, quindi questo è quanto. La cosa quindi adesso è ufficiale, Gardens, e è l'opera frutto di due tipi di artisticità, una neurodiversa e una neurotipica, che si incontrano per creare una terza via che speriamo possa essere di vostro gradimento. In questo senso, Gardens si fa espressione di come
lo spettro autistico, la neurodiversità non sia solo un valore da promuovere e da apprezzare in quanto tale, ma sia un tipo di arte, di espressione che può dare qualcosa di concreto all'arte che solitamente definiamo normale. Quindi c'è anche questo valore aggiunto in Alpine e nei Gardens, e io sono personalmente felicissimo di contribuire a questo tipo di espressività e di artisticità. Lo ribadisco, andate a vedere questa mostra a Torino, se vivete lì, se capitate da quelle parti, non ve ne pentirete, non solo per Alpine e per i Gardens ovviamente, ma anche per tutte quelle opere frutto di espressione, di neurodiversità, che possono dare uno sguardo diverso, superando anche dei preconcetti, non per forza negativi, ma dei preconcetti che abbiamo nei confronti di questo tipo di condizione, e che invece sono incredibili, non ho altro termine per definirlo. La mostra, che è stata inaugurata il 28 marzo, proseguirà fino al 14 di aprile presso il Palazzo della Regione a Torino, in Piazza Castello 165. L'orario 10-18 tutti i giorni, ingresso libero, quindi non ci sono scuse, almeno che non viviate da tutt'altra parte. In ogni caso stiamo lavorando con gli organizzatori di questa mostra e con alcuni giornalisti per portare Alpine e i Gardens in altri musei e gallerie d'Italia. Al momento siamo in trattative, stiamo cercando di capire anche le logistiche e i tempi per realizzare una cosa di questo genere, però insomma le prospettive sono molto molto buone, e nei prossimi report vi ragguaglierò sugli sviluppi in questo senso. Alpine From Gardens Space Opera può essere acquistato in digital download sulla piattaforma Gumroad di Manuel Chieregato. In descrizione vi inserirò il link per poter andare ad acquistare il primo episodio di Gardens. L'acquisto invece di DVD, VHS, CD, musicassette, floppy disk e quant'altro è prossima, non è ancora attiva, ma stiamo facendo le ore piccole per poter portare la massima qualità nel minor tempo possibile. Quindi rimanete sintonizzati con il canale YouTube per il report, o soprattutto su Facebook e Instagram, per avere tutte le informazioni in tempo reale sugli sviluppi circa l'acquisto via internet. E arriviamo all'annuncione. Il progetto musicale, interamente musicale, della Vertical Green Productions, che vi ho anticipato il mese scorso, è pronto questo mese per essere annunciato ufficialmente. Il titolo, nickname, nome del progetto, pseudonimo, quello che è Kerberos. Si tratta di un nickname, uno pseudonimo, il nome di un gruppo, non si sa bene, comunque è un one man band del sottoscritto, musica elettronica, musica rock, rock blues sperimentale del sottoscritto, che sotto il nome Kerberos pubblicherà una serie di album nei prossimi anni, perché insomma non è una cosa che avverrà con cadenze molto ravvicinate, e che però ha, come avevo detto il mese scorso, un motivo ben preciso per essere annoverato all'interno delle produzioni Vertical Green, e cioè una forte continuity. Nell'ambito del rock, del metal, del progressive, va molto in voga l'utilizzo dei concept album, cioè degli album musicali al cui interno viene raccontata un'unica storia attraverso i brani, che ne costituiscono una sorta di capitoli interni. Con Kerberos l'obiettivo è più ambizioso ancora. Ma tu guarda! Invece di una serie di concept album e basta, che già sarebbe tantissimo, Kerberos ambisce a creare, se non la prima, una delle pochissime concept discography musicali. E cioè ogni album costituisce un capitolo di una storia che continua nel tempo. Il parallelo quindi giunge immediato,
Kerberos sarà una sorta di serie televisiva o serie cinematografica unicamente musicale. Potete vedere il primo concept art per la copertina del primo album, che si intitolerà Stereo Dreams, e al momento non vi voglio dire troppo, ma decido che non vi dico niente della trama di questo Stereo Dreams, di questo esordio di Kerberos nel mondo musicale. Come al solito centellinerò i dettagli su questo progetto in modo tale da non bruciare le tappe, da non anticipare troppe sorprese che questo progetto riserverà. Nel frattempo però, nelle prossime settimane, sicuramente su Instagram e su Facebook pubblicherò un piccolo estratto di una delle tracce alle quali sto lavorando in questi giorni, in modo tale da darvi un piccolo stuzzichino prima del prossimo report, in cui sarò probabilmente pronto a parlarvi un pochino più nel dettaglio di questo progetto. In ogni caso, Kerberos è qui, Kerberos sta arrivando, e quindi insomma spero che questo nuovo progetto, pur non essendo audiovisivo nell'accezione classica del termine, possa essere di vostro gradimento, e spero che lo aspettiate con trepidazione, come io aspetto con trepidazione di riuscire a finirlo e a pubblicarlo. E siamo arrivati alla fine del report. Io vi ringrazio per l'interesse e l'attenzione che mi tributate ogni volta, per i commenti, per le domande che ci fate. Arriverà un Don't Fuck with Mordred, non so ancora quando, ma è inutile che vi dica arriverà a breve, perché veramente non lo so. Però grazie per le domande che mi fate, per i complimenti, per i suggerimenti che mi date e per il supporto anche silenzioso. Molti di voi non dicono niente, ma si sentono. Grazie. Come al solito vi invito a seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di mettere mi piace, il cuoricino, il pollice su, tutte le cose positive che il web vi mette a disposizione per dimostrarmi il vostro affetto, la vostra vicinanza. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi invito altresì a visitare il nostro store online su Redbubble per farvi e farci un regalo. Nei prossimi giorni ci saranno delle aggiunte targate Kerberos e Gardens, quindi tenete d'occhio lo store online, perché ci sarà un nuovo merchandising di cui fare incetta. Per questo mese è tutto, ci rivediamo il prossimo mese, che sarà sempre lo stesso, perché sarà comunque a fine aprile. Cercherò di farlo entro fine aprile, in modo tale da non essere indifferita sempre di più, perché sarebbe un disastroso. Ma la Vertical Green Productions potrebbe anche fare una roba del genere, quindi non stupitevi se la cosa dovesse accadere. Nel frattempo vi auguro una buona giornata, grazie ancora di avermi seguito e alla prossima. Ciao!